Mattarelli, vi parla da Cassino, dall'altra area di lavoro, e questa sera saremo insieme a parlare di arte, cultura, di maschere. Sì, maschere, lo possiamo dire. No? Carnevale è passato da un po', però adesso che vi presenterò l'ospite e vi presenterò l'argomento, capirete perché staremo a parlare, che stiamo parlando di Carnevale. E torneremo giù in Sicilia per parlare di cosa? Per parlare di questo. Eccola qua. C'è questa maschera, è una maschera siciliana, che, per meglio dire messinese, che ce ne ha parlato Alessandro Fumia quando l'abbiamo intervistato per il programma Messina, la capitale dimenticata. Come mi ha detto di questa cosa, immediatamente ho detto: guarda, qua bisogna parlarne, diffondere questa maschera. E in effetti così abbiamo fatto. Mi ha autorizzato Alessandro e mi ha permesso di poter portare questa sera ospite tra noi questo carissimo amico Nicola Petrolo. Ciao Nicola, come stai? Salve, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Bene, tutto Tutto bene. bene? Tutto bene. Siamo qui in Sicilia, alterne vicende da parte del tempo, però diciamo che ci sta graziando come al solito. Sicilia è sempre calda, insomma. Lo so, ma ormai addirittura adesso ultimamente ci sono grandissime culture di avvocato, ho visto. Eh sì, c'è stato la settimana, 2 settimane fa che ho rischiato di essere portato via dal mare, però insomma, poi alla fine ci siamo messi d'accordo con il mare. Lui mi ha lasciato la sabbia e io poi l'ho spalata a casa. Ma Quindi. dove? No, io stavo parlando che per il caldo che sta cambiando, come è cambiata la temperatura. In Sicilia ci sono le culture del frutto avocado adesso, ho saputo. Sì, no, ma tanti tanti frutti tropicali, qui anche il mare, anche molti pesci tropicali che hanno quasi, diciamo, sostituito quelli che c'erano prima, quindi diciamo che ormai siamo un clima tropicale al 100% e dobbiamo negli anni abituarci a questo, anche al tempo, oltre che agli animali, che alla fauna, insomma, quindi. Però mi sa comunque gennaio febbraio ha fatto freddo anche da voi, eh. Sì, oddio, ci sono stati dei giorni che effettivamente ha tirato un po' più di vento, un po' di freddo. Non esageriamo, perché qui insomma è sempre relativo e comunque è racchiuso in qualche giornata, una settimana, Ma insomma, al diciamo che massimo, un quindi. po' anche un po' come da noi quassù. Il freddo veramente che ci dà fastidio, cioè che è pungente, quando arriva l'orso siberiano, no? Quando arriva dai Balcani. È quello Certo. che... Però adesso Anche veniamo a noi, Nicola. Io certo. ti chiamo Nick perché ci conosciamo da tanto e quando tu hai visto abbiamo fatto mi hai presentato, grazie a Pino Aprile e grazie a te ho conosciuto Alessandro Fumia, con cui abbiamo fatto quella bellissima trasmissione. Quando mi ha parlato di questa maschera io immediatamente ho appizzato le orecchie, perché noi siamo anche nel comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, ho detto qua bisogna parlarne e diffondere, soprattutto quando mi ha detto che qui questa maschera è una maschera che state rigenerando e adesso Certo. rimette, quindi qui parliamo di commedia dell'arte e parliamo di storia, commedia dell'arte e carnevale. Adesso rimetto alla prima pagina, al bellissimo PowerPoint che mi hai mandato, qui così. Cominciamo proprio dall'inizio, seguendo un filologico. Eccoci qua. Qui Quindi, parliamo parlando della tubaiana. la tubaiana. Quindi, diciamo che questa maschera è legata tantissimo all'ambiente siciliano, in particolare a quello di Messina. Poi vedremo le vicende, il perché proprio a Messina. Ma prima di parlare della maschera, quello che va sicuramente raccontato sono le problematiche che soprattutto in una città come Messina si raggiungono. Cioè, una città come Messina, prima di arrivare a una verità, prima di arrivare a un qualcosa per ritrovarla, sappiamo che è stata il
la storia, insomma, e le vicende umane, non solo quelle, ma anche la natura, ha un po' toccato troppe volte la città, e quindi ogni volta i bravi messinesi e la brava cittadinanza, diciamo, l'ha ricostruito. Parliamo sempre di Scille e Cariddi, no? di omeriche espressioni, no? Scille e Cariddi, sì. Ormai, quindi Messina ormai da quando è nata la storia dell'uomo ha questo problema. Il problema è sempre stato i terremoti, fondamentalmente e principalmente. Quindi diciamo che Messina è stata ricostruita più volte, distrutta più volte, e quindi ha dovuto ricominciare tutto da capo. Quindi la difficoltà in noi che ricerchiamo, insomma, l'identità, che ricerchiamo soprattutto per gli storici per trovare le fonti o altro, è molto più forte e più importante rispetto a ogni altra città d'Italia. Quindi praticamente per questo noi chiediamo sempre anche molta solidarietà da parte delle altre città, proprio per avere questa, diciamo, queste, per portare a galla tutte queste verità. Quindi Messina, diciamo, partiamo diciamo dalla storia di Messina. È stata fondata nel 757 e con il nome di Zancle non sarebbe altro che la falce, perché sarebbe la falce di Cronos che cadendo crea il porto di Messina, e questo famoso porto che praticamente non ha fatto altro che dare, che proteggendo la città, ha dato anche questa grossa fortuna commerciale alla città. E parliamo anche diciamo della ricchezza della città, che si è contrapposta sempre all'antagonista per eccellenza, che è sempre stata Palermo, sia per potenza economica che per fattori militari, insomma. Questa storia di Messina è stata sempre condizionata quindi dalle invidie, dalle guerre, e soprattutto da questa distruzione dei terremoti. Quindi grazie ai cittadini, ai propri re, che ha avuto illuminati fortunatamente, alla municipalità, era ricostruita sempre, tranne l'ultima volta, diciamo dal 1861, con la caduta della città, caduta per una richiesta politica ben definita, non perché è caduta veramente sotto le bombe di Garibaldini. E da allora non si è ripresa più. In più, il 28 dicembre 1908 c'è stato questo terremoto che, diciamo, ha cancellato quello che rimaneva della città, ringraziando anche i bombardamenti inutili della seconda, sì, guerra mondiale, insomma. Possiamo fermarti un attimo, Nicola? Bisogna due curiosità. Vabbè, che dopo l'unità d'Italia tutto l'ex regno, il regno napoletano e siciliano, certo, andavano nell'oblio, si sapeva, siamo diventati una colonia di una subnazione, che mo' di un subcontinente, vabbè. Però due cose importanti mi fai venire in mente. Primo, questo famoso terremoto del 1908, dove abbiamo pubblicato sul nostro blog con le vicende in cui praticamente, mentre i soldati italiani, soprattutto erano ancora soldati dove c'era una forte componente di soldati settentrionali, andavano nelle macerie a trafugare, a rubare oro. Assolutamente sì. Invece noi sappiamo che nel porto di Messina. Aspetta, ma poi c'era una nave russa, invece i soldati russi che andavano a aiutare a scavare nella macerie. Sì. Cosa mi sai dire su questo? Quello che ho pubblicato è giusto? Assolutamente sì, perché le navi russe, innanzitutto, i russi non hanno aspettato nessuna autorizzazione da parte degli stati. Sono scesi, quando hanno visto la popolazione soffrire, sono scesi immediatamente e hanno cominciato a scavare fra le macerie e a salvare le persone. Gli italiani, che sono arrivati dopo 4 giorni, dopo aver aspettato anche l'autorizzazione, dopo che a Milano non si è fermata nemmeno la prima della Scala, perché hanno voluto comunque fare la prima della Scala, quindi continuare a festeggiare mentre a Messina si moriva,
non sono scesi con le pale e picconi o altro per scavare, ma sono scesi con le armi. Quindi hanno dichiarato immediatamente uno stato d'assedio. I messinesi, che in quelle giornate di freddo erano rimasti senza nulla, molti sono stati anche fucilati perché sì, magari recuperavano delle scarpe o recuperavano un cappotto sulla piazza, diciamo, distrutta, e quindi sono stati fucilati. E in più questi soldati non sono, infatti ci sono state diverse inchieste e molti processi a Palermo dopo il terremoto, perché molti hanno denunciato il fatto che, pur essendo sotto le macerie che gridavano, molti soldati scavavano quelle che erano le casseforti delle banche. E Messina era anche famosa per gli argentieri, quindi praticamente tutti gli argenti e tutto il resto. In più sappiamo che nel porto di Messina è nata un ufficio delle poste, dove praticamente questi soldati stranamente spedivano più di 100 pacchi al giorno. Ora, se uno sta in una città dove c'è stato il bombardamento, cosa avrà da spedire alla famiglia tutti i giorni? Quindi 100 pacchi al giorno da quella città, al limite ricevere, mentre i messinesi erano assolutamente esclusi da questo fatto. In più, non potevano recuperare nemmeno i documenti della propria abitazione, dei propri poderi, e il ministro Giolitti crea una società, insieme agli amici suoi costruttori bolognesi, per ricostruire lì dove era stato distrutto. Quindi si prende le migliori zone della città e li ricostruisce, perché nessuno poteva dimostrare la proprietà, e così li ha rivenduti ai messinesi. Quindi, diciamo, fregati due volte i messinesi, prima con il terremoto e poi perché hanno dovuto comprare a chi poteva una casa ricostruita Come dalle diciamo noi, cornuti e bolognesi. mazziali. Cornuto e Ma questa è una Poi storia molto grave. sappiamo dalle cronache anche di un bombardamento il 4 gennaio 1909, dove tutti i giornali parlano di questo bombardamento, e questo bombardamento qualcuno lo ha giustificato come il fatto delle malattie o altro, però era ancora presto per un bombardamento. E in ogni caso, questo bombardamento fatto dalle navi sulla rada, non so quanti altri morti ha portato Ma voi a nella Messina città. avete lasciato un omaggio, una testimonianza per i soldati russi che vi hanno dato la Sì, mano? assolutamente. A parte la vicinanza che c'è sempre fra i messinesi e i russi anche in questi periodi, e comunque c'è un bellissimo c'è una bellissima statua che ricorda il momento e ricorda l'affetto che i messinesi hanno sempre avuto per i russi. Questo E c'è qui sempre in memoria. parliamo della Russia zarista, quindi non stiamo parlando Certo. di Unione No, 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 Sovietica, no, no. Ucraina, parliamo No, no, della stiamo Russia parlando zarista, parliamo del popolo russo, che in popolo russo, questo quello ci riferiamo sempre al popolo, non ci caso è riferiamo russo, mai popolo a russo, ucraino, quello. era veramente tutto, in quel momento era una Russia zarista, quindi parliamo di un'altra Ma cosa, più della stiamo Russia. parlando che erano vicini da secoli. Noi eravamo gli unici, mentre c'erano le guerre con gli inglesi e tutto il resto, noi eravamo gli unici a Messina a dare il porto alle navi russe in quel periodo. E malgrado ci fossero anche le guerre, come sappiamo, la guerra di Crimea con gli inglesi e Sì, con i lo piemontesi a sappiamo. ruota, che si erano legati. Quella è Noi stata la le guerre a Messina non c'erano in quel periodo, insomma. lì con la guerra di Crimea è stata la svolta per la fine. Tu sai che io sono sempre più convinto che la fine del regno nasce nel 99, però se c'è un punto di snodo, di svolta, è proprio la guerra in Crimea. Comunque, Assolutamente sì, assolutamente sì, come quello che sempre. però c'è un altro passaggio qui importante, e che ci fa capire di come la propaganda si nutra sempre di fandonie e di ideologia. Questo passaggio qui, che molto volte dimentichiamo, la Sì. seconda guerra mondiale, che tutti dicono che fu una passeggiata,
ma lo sbarco degli alleati a Cassibile, prima di arrivare su a Napoli, fu battaglia vera. Eppure in Sicilia ci furono delle guerre, battaglie importanti, sono stati morti veramente importanti. Si parla di 60.000 morti da ambo le parti, che sono accaduti per questi combattimenti prima di arrivare a Napoli. Quindi il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale è legata anche al fatto che, altro che passeggiate e tutto, ma c'era una resistenza molto forte contro gli alleati che sbarcavano, giusto, Nicolò? Sì, assolutamente sì, diciamo gli scontri sono stati cruentissimi, solo che magari lì inutile nel momento in cui comincia a bombardare Messina, così come è stato il bombardamento di Napoli, insomma, si vede una posizione ben precisa in quei bombardamenti e la resistenza c'era comunque nel sud Italia, insomma, anche perché gli accordi con gli americani li avevano fatti la mafia, non li aveva fatti il popolo di per sé. Il popolo si trova in mezzo e i soldati si trovano in mezzo, insomma, a una bagarre che era E poi difficilmente difficile da parliamo gestire, insomma. dell'8 settembre, poi si sa che fu firmata una resa incondizionata. Vabbè, no, ma con certe cose, sai, noi che ci occupiamo di storia, ogni tanto mettere i puntini sull'i non è male. Comunque riprendiamo il nostro percorso. Anche perché, ecco, il titolo praticamente di questa premessa era Messina capitale dimenticata, proprio per ricordare il libro di Alessandro dove parla delle ricchezze di Messina, di come l'aveva costruita e quanto effettivamente ha portato oltre l'invasione, diciamo, da parte dei Sabaudi, quanto Messina effettivamente ha creato gravi problemi diciamo, ai Savoia, e forse anche per quello, insomma, non era granché vista bene, insomma, Ma la diciamo, però storia. diciamo che Messina è sempre stata una specie di città libera, Porto Franco, quindi la sua posizione, la sua autonomia e indipendenza ha sempre suscitato invidia e sempre suscitato problemi, Certo, e con il Borbone che si è data più una caratterizzazione nazionalista, se si può usare questo termine, ma perché sempre, sì anche perché ci hanno rimesso pure l'università, loro cioè, fecero e molto no, per perché Messina. praticamente i Borboni non hanno fatto altro che vedere quali erano le caratteristiche della città e incentivarle ancora di più, ha incentivato il commercio. Dopo il terremoto, il primo del terremoto del 1783, ha rifatto nuovamente quello che era il Porto Franco per recuperare tutto quello che era recuperabile. Si è riuscita a costruire una città in 30 anni e ricostruirla meglio di prima, quindi rifatta perfettamente. La nascita da parte dello Stato, quindi da parte del anche per la creazione di una compagnia importante, è stata la compagnia di commercio dove praticamente legava tutti i commercianti messinesi e quindi un introito di capitale non indifferente, insomma. Diciamo Nicola, che scusami, dimmi. è molto evidente la differenza tra come Messina è stata trattata dall'Italia e come è stata trattata dal regno del Borbone, il regno di Napoli, no? Che quel tempo era il regno di Napoli e Sicilia. Ma a Messina di questa differenza se ne ricordano o anche qui ormai volemose bene e basta? Beh, diciamo che Messina viene raccontata che sia una città antiborbonica. Non è assolutamente vero, perché Messina non lo è mai stata. Anche il famoso detto a Ferdinando II del Re Bomba che gli hanno dato a Messina è assolutamente improbabile, perché Messina era stata bombardata dai sicilianisti, non dal re. Anche perché un re che aveva veramente investito tanto in una città, stranamente non si va a sparare sul portafoglio, quindi non era assolutamente improbabile un pensiero del genere, e anche perché non poteva, con la dislocazione che dei
dei cannoni che vi erano nella cittadella non poteva mai bombardare la città. E questo anche su questo, Alessandro, su questa fantomatica, diciamo, bombardamento da parte del re, racconta esattamente come sono andate le cose e le lettere, soprattutto della farina che sono state trovate a Malta, che denunciano questo fatto, che denunciano proprio il fatto che non è stato il re, ma sono stati i sicilianisti, insomma, a bombardare tutto questo. Comunque basta. Messina ha lasciato tanto, Messina ha dato tanto. Purtroppo noi oggi non abbiamo, come ho detto prima, non abbiamo possibilità di calpestare quello che era la grandezza di Messina, né tantomeno di vedere una delle opere più belle, più importanti che sono state fatte, che era la Palazzata, che sicuramente era un biglietto da visita, una cosa stupenda all'entrata del porto di Messina, doveva lasciare diciamo di stucco chiunque. Comunque arrivasse in quel porto. Quindi, quando si parla di Messina, non si può fare a meno di parlare dei Borboni e della bellezza della città, grazie anche ai Borboni. E sappiamo benissimo che nulla hanno dato i Savoia, né tantomeno il fascismo, quel poco che ha dato anche dopo il fascismo, perché ha visto una città distrutta, ancora baraccata. Ma non ci sono stati dubbi che su due importanti terremoti, 1783 e quello precedente, i Borboni avevano fatto ricostruire la città con tutti i crismi e con tutte le caratteristiche per renderla ancora più bella. Quindi Messina non può non essere ricordata dai messinesi. Chi lo fa è solo falso. Quindi questa Vabbè, è la verità. entriamo nell'ideologia. Proseguiamo sulla nostra, sei stato preciso e impeccabile nella risposta a quella che mi attendevo. Chi è Franco di Adesso, Borbone? Di chi parliamo? le persone più importanti, dimmi se una delle persone più importanti che ci ha lasciato appena un anno fa, anzi un anno li fa, proprio il 16 marzo, è Franz Riccobono, che è diciamo, il padre della nostra memoria. Franz Riccobono è colui il quale veramente amava la città in tutte le sue vesti, borbonico anche lui al 100%, ha lottato per la cittadella, ha avuto promesse anche dai presidenti della regione di rimettere su quello che era una delle opere importantissime nel porto di Messina, che era la cittadella e quello che aveva rappresentato la cittadella. Quindi questo maestro per noi è stato ed è ancora importante. E ricordiamo proprio questo, che l'ultimo suo pensiero era stato quello di, cercando, scartabellando nel suo ufficio, di trovare diciamo, sei documenti che parlavano sei locandine, più che altro che parlavano del teatro della munizione, e capisce immediatamente che c'era qualcosa che non quadrava nelle date. Mentre tutti le davano questo monumento, questo teatro, nascita nel 1724, non era assolutamente vero, perché esistevano già diciamo, dei documenti che 12 anni prima ne attestavano le opere, ne attestavano le opere che si facevano all'interno di questo teatro. Ne parla immediatamente con Alessandro Fumia, e Alessandro Fumia si muove immediatamente e ritrova quelli che sono altre fonti, quindi ritrova 150 fonti. E ricostruisce quello che è la vera storia del teatro della munizione. Ora, perché parliamo del teatro della munizione? Perché questo teatro
ha rappresentato, oltre che l'ultimo desiderio che aveva avuto Franz Riccobono, lo ritroviamo i suoi documenti della sua nascita nel 1643, e sappiamo che è stato attivo dal 1643 fino al giorno nefasto del 28 dicembre 1908. Le opere sono state tantissime, è uno dei teatri più importanti di Messina, e Messina ha sicuramente tracciato un corso importantissimo per quanto riguarda la cultura popolare, proprio all'interno del teatro, cultura popolare, quindi commedia popolare e anche opera buffa. E il Pitré, infatti, lo ricorda. Pitré, diciamo, è un personaggio siciliano che è uno degli storici, insomma, che più ci ha dato memoria in tutto, che parla proprio del Teatro della Munizione come colui il quale in ogni carnevale era stato eccellentemente rappresentato. E il popolo messinese si era sempre distinto per caratteristiche, per creare diciamo, un variopinte, diciamo, interpretazioni molto, Ecco, molto. vediamo che in questa slide che Alessandro ci ha fatto un libro su questo Sì, teatro. esatto. Quindi, Quindi poi io mi siccome. occupo sempre delle copertine dei libri di Alessandro. Come abbiamo visto nel primo, Messina, la capitale dimenticata, stavamo parlando di una città dove ci sono le nuvole che coprono le luci, e quelle nuvole sono a forma di aquila e che danno, diciamo, che creano queste zone d'ombra sulla città stessa. Quelle zone d'ombra, diciamo, sono sempre rappresentati dai baroni siciliani. Quindi quello che noi cerchiamo sempre è cercare di Forse è diradare meglio quelle dire, ombre. Nicola, forse, Nick, forse è meglio dire più che aquile, corvi. Sì, ma Aquila perché la rappresenta al palazzo delle Aquile, proprio a Palermo, il palazzo il più importante, insomma, di Palermo. In quest'altra invece copertina di questo nuovo lavoro di Alessandro, io riprendo quella che erano le. Diciamo, la facciata principale del teatro La Munizione, ne faccio uno sfondo e metto davanti le maschere italiane, perché ricordiamo che prima del 1861 le maschere in Italia erano considerate, anche all'estero erano considerate maschere italiane. Poi è stata il volerle regionalizzare, è stato solo esclusivamente una volontà dei Savoia per dare più importanza a determinate maschere e per diciamo, bruciarne o dare scredito ad altre maschere. Ma la volontà e la conoscenza, ad esempio, nei teatri di Parigi erano sempre conosciuti come maschere italiane, quindi ogni rappresentazione poteva esserci sia a Napoli che a Messina, che a Venezia o altro, ci poteva sempre essere il Pulcinella, l'Arlecchino, il Tortoriti, che noi vediamo qui in mezzo, che è una maschera tipica di Messina, del tuorno. Quindi, Come si chiama questa qui? questo praticamente è il tuorno, che è una maschera messinese che è stata portata, diciamo, a Parigi dal Tortoriti. Il Tortoriti a Parigi ha avuto tantissimo successo, fatto sta che era uno dei pochi, forse l'unico italiano che poteva diciamo, portare le proprie interpretazioni nei teatri. E nei teatri francesi fuori da Parigi, perché praticamente c'era questo scontro fra l'Italia e la Francia, e il Tortoriti, diciamo, era quello che portava anche un personaggio importante francese, una maschera importante, che era lo Scaramouche.
Quindi dobbiamo ricordare questo, diciamo, Cioè, Scaramucci che cos'è? Una maschera portata da Tortoriti? O un'altra una località? maschera francese che il Tortoripi ha rappresentato Portata a per Messina. diversi anni diciamo, nel teatro francese. Nel teatro Andiamo francese. avanti. E adesso veniamo. Adesso arriviamo alla Tubaiana, quindi con il parlare del teatro dell'ammunizione, Alessandro ha scoperto, diciamo, che poteva, quello, una nuova maschera, una maschera popolare. Quindi l'origine della Tubaiana è a Messina. Naturalmente, quindi, come abbiamo detto, una base storica e una memoria particolare che mette in evidenza un episodio recuperato dalla memoria pubblica messinese. Quindi è rinnovata nelle ricorrenze del Carnevale. A differenza di qualsiasi altra memoria, la discesa in strada della Tubaiana annualmente è un vero e proprio evento pubblico. Il Carnevale di Messina in origine ha rappresentato un richiamo alla gente tuba, cioè musulmani, perché i musulmani venivano chiamati tuba, e in riferimento al tempo storico, quindi i turchi. Nella memoria collettiva dei siciliani, Messina era intesa come il centro di schiavi e di giudei, perché ricordiamo che Messina, essendo una città di porto, una città commerciale, quindi anche gli schiavi erano oggetto di commercio, così come avveniva in tante altre città, avveniva a Livorno, avveniva a Napoli, avveniva a Venezia e in qualsiasi altra parte. Quindi questa era una verità acclarata da molte fonti. Quindi la presenza degli schiavi era dipesa dall'importanza che aveva avuto Messina negli affari dei dominatori della Sicilia. Il suo porto era Emporio, culla e commercio lo ritenevano il maggior mercato in cui vennero trattati le sorti dei catturati. Il luogo deputato presso il quale si concentravano questi personaggi ricadeva in un quartiere ben preciso delle Marine, sotto i muraglioni del Palazzo Reale. Ricordiamo che un'opera ballo di Molière del 1667, il Sisidienne, è stata eseguita alla corte di Parigi e parla proprio di schiavi e parla proprio di Messina, appunto, che ballavano in questa rappresentazione. Quindi, come vediamo, ritroviamo questo ritorno, questi schiavi li ritroviamo anche nella letteratura francese, e Qui così in questa nella sede commedia. viene visto che c'è uno studio sugli schiavi di Messina, perché erano famosi, cioè, essendo poi giustamente un punto geograficamente strategico, molto probabilmente era anche uno snodo di smercio di schiavi a questo punto. Allora, noi parliamo oggi di schiavi, però spesso abbiamo un'idea, diciamo, diversa, magari gli schiavi d'America. Gli schiavi, diciamo, che cos'erano? Gli schiavi non erano altro che prigionieri delle battaglie o delle razzie. Quindi noi a Messina, così come in altri porti italiani, avevamo gli schiavi che potevano essere chiamati anche mori, che potevano essere turchi, potevano essere africani o altro. Però ricordiamoci che a Tripoli era pieno di schiavi siciliani, italiani o altro, perché le sorti da una parte e dall'altra erano sempre quelle. Ma più che schiavi, quindi questo termine schiavi, si trattava di persone che erano state appunto sequestrate e quindi con il lavoro e il riscatto potevano liberarsi. Infatti, che cosa succede agli schiavi di Messina? Gli schiavi di Messina, per decreto regio, avevano la possibilità di commercializzare più che altro commercializzare le interiora degli animali, quindi la carne degli interiora degli animali, proprio per un proprio guadagno e proprio anche per liberarsi. Quindi erano sia arrostitori, sia venditori, sia, diciamo, scaricatori, che Cioè, contemporaneamente. facevano dei kebab in delitram. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
facevano tantissime cose, tra cui anche i rematori sulle navi, visto che comunque era una città di mare, e proprio per potersi riscattare e liberare quando le famiglie non potevano intervenire. Quindi noi sulla ricerca, perché inizialmente sul libro di Alessandro lui aveva parlato di arrostitori, quindi tagliune, stigliole, che sono proprio gli interiori arrostiti, ma è solo esclusivamente una parte, perché probabilmente da un fatto noi non riusciamo a capire perché leghiamo la tubaiana agli schiavi di Messina e quindi alla maschera. Quindi questo è un episodio che era registrato degli Annali del Gallo, che segnalava la concentrazione di quel luogo degli incatenati a remo, la disponibilità della forza rimera della galea messinese. L'episodio è ricordato, risale al 1492, quindi anno della scoperta dell'America, quando gli schiavi moreschi condannati a remo riuscirono a impadronirsi della galea dove erano assegnati e, dopo aver ucciso le guardie, il pilota e il comandante, presero la nave, presero il mare aperto con la nave, allontanandosi nottetempo da Messina. Quindi i marinai siciliani la mattina seguente, accortisi a sinistra della situazione, presero a inseguire la galea e fuggiasco lì ripresero e ricondussero nel porto, e quindi furono torturati e anche giustiziati. Quindi ben presto la città diventa un florido esempio di mercato degli schiavi. Quindi i turchi erano relegati al posto delle galee messinesi. Ricordiamo appunto che gli schiavi avevano anche la possibilità di commerciare interiore agli animali, come abbiamo detto prima. Quindi a tale scopo, già al tempo di Carlo V, Messina si distinse per questo mercato. Nel 1605, con la caduta della fortissima fortezza turca di Prevesta, furono condotti a Messina 150 turchi in catene per essere venduti su quella piazza. Quindi queste abitudini, ricostruzioni, questi momenti rivoluzionari creati dagli arrostitori o comunque dagli schiavi, diciamo che avevano contaminato anche quelle che erano le abitudini dei messinesi. Quindi i messinesi, diciamo, conoscevano i costumi di questi soggetti, la loro mentalità, gli usi e la lingua, e quindi anche le necessità alimentari. Quindi trovare una memoria carnevalesca importante e rinomata e indirizzata a rinnovare in pratica questa vicinanza tra i popoli messinesi e gli schiavi di etnia moresca ha permesso una contaminazione naturale fra le parti. Usi e costumi dei catturati ben presto entrarono nei modi di dire dei messinesi, come seppure le usanze e le ricorrenze adesso care. A detta della Reina Primo, la maschera di origine moresca porta innanzitutto una memoria precisa, rivolta a ricordare un'esperienza conosciuta, legata alle mischie dei facchini, o meglio i remieri condannati a remo, schiavi di Messina, come tali evocati attraverso una maschera che mette a nudo impietosamente le memorie. Quindi, che cos'era effettivamente questa tubaiana? Alla fine, quindi, la tubaiana, sempre ripreso dai fonti siciliane, è una danza, quindi un gruppo di persone che si travestivano e quindi che ricreavano questa danza, un genere musicale moresco più antico, e in questo modo conosciuto e studiato persino in medicina, perché i movimenti, diciamo, che poi sono stati studiati anche per la medicina, così come avveniva per altre danze, come può essere quella, adesso mi sfugge il nome di quella come la taranta. Esatto, come la taranta, esattamente. Quindi praticamente, diciamo, l'avvicinavano a determinati modi, soprattutto erano terapeutiche. Sì. Ma ci sta qualche spartito? Nessuno suona più questa danza, non si conosce?
Non, guarda, noi stiamo ricercando ancora quelle che sono le movenze di questa danza, quindi ci stiamo cercando di muoverci su molti popoli, Mori, sia africani o altri, per cercare di capire che tipo di danza era, perché inizialmente dovevano essere anche dei disturbatori, perché durante il carnevale cosa avveniva a Messina? Forse avviene anche oggi, cioè i nobili non facevano altro che indebitarsi per creare, diciamo, la carrozza più bella, quindi la Ma carrozza infatti, più bella. scusami, non è un caso che 1825, per esempio, i Borbone erano estremamente legati al carnevale. Nel periodo borbonico il carnevale raggiunse dei fasti Bravo, enormi ed era anche un modo di sfoggiare ricchezze esatto. E ed i nobili esibire le proprie. messinesi praticamente facevano questo, quindi spesso si indebitavano l'inverosimile per creare la carrozza più bella, quindi per avere una maggiore visione della città. Questi che facevano? Questi erano disturbatori, quindi praticamente non appena passavano queste carrozze suonavano in modo sguaiato, si muovevano e quindi diciamo che rovinavano magari qualcuno che passava da lì e quindi si creavano queste diatribe che poi non c'erano perché era lecito, insomma, in quei giorni lì fare qualunque cosa, quindi non venivano, insomma, perseguitati chiunque facesse una cosa, quindi sicuramente nobili, clero, re o altro venivano assolutamente anche presi in giro in qualche maniera. Questo. Noi abbiamo una cicalata è una recita particolare fatta nei musei dell'Arena Primo, che proprio parla anche di questa tubaiana, che dove la dà come origine, diciamo, tra l'India e i Mori, ed era una maschera lussuosa, ma a Messina, rispetto a ogni altra parte della Sicilia, diventa una maschera povera. Povera nel senso che sfruttata dai poveri, mossa dai poveri, diciamo, con i valori dei poveri. Allora, Allora, scusa, fermiamoci un dimmi. attimo. Quindi bisognerebbe recuperare, a parte le movenze della danza, ma anche la musica, gli spartiti. Gli spartiti non si sa proprio nulla, non c'è nulla, cioè è andato Ma tutto a no, morire. ma guarda, Messina, le memorie, purtroppo le memorie di Messina, sempre legate al discorso del terremoto, le dobbiamo sempre andare a ricercare altrove. Noi lo troviamo tutto in Spagna, troviamo tutto in Portogallo, troviamo tutto in Inghilterra, negli Stati Uniti, un po' dappertutto, ma tranne a Palermo, ma sicuramente a Messina si trova sempre molto poco. Ora, noi ci siamo soffermati su quello che erano le origini di questa maschera e quelli che erano, diciamo, Diciamo la che è andato ricostruzione sulle fonti storiche, dei fatti, esatto. Quindi, antropologiche, non artistiche. ma stiamo ancora muovendoci su quelli che effettivamente poi dovevano essere sia i suoni che i balli che caratterizzavano questa maschera. Perché essendo anche una maschera collettiva, non era una maschera singola, quindi anche la mia difficoltà nel ricostruirla è stata molto accesa, perché naturalmente non potevo far riferimento, cioè molti parlano della tubaiana, ma tanto diciamo, è distribuita in diversi decenni o secoli, quindi praticamente dovevo far riferimento a quelli che erano i punti e le cose in comune che c'erano, insomma. Quindi, e poi oltretutto erano, diciamo, vestiti anche in maniera diversa quasi uno dall'altro, cioè sicuramente non c'era una ricostruzione di una banda ben precisa per Ascolta un come attimo, abbiamo l'idea prima di oggi, passare al insomma. vestito, quindi dalla cicalata del barone Arena Prima c'è una testimonianza dell'epoca sulla tubaiana, che era due parole staccate, Sì. quindi c'è
e quindi sì, ma di questa tuba iana, cioè adesso con due B, con una B unita, staccata, attaccata, è sempre un discorso molto relativo agli autori, insomma, come l'hanno interpretata. Ma qua c'è una J, quindi molto spagnola a sto punto, se c'è una J. Come l'hanno scritta. Tuba è sicuramente riferito ai Mori. I Mori erano chiamati tubi, soprattutto i musulmani, quindi su quella ma parola... Poi se nasce nel 600 era per forza spagnolo, cioè la sì, no, spagnolo, c'è... Certamente, e sicuramente veniva dall'Oriente, così come descritto da parecchi autori. Gli autori sono stati sia siciliani che inglesi che tedeschi che non ne hanno parlato. Io ho anche un altro documento dove praticamente ci sono delle traduzioni in tedesco di altri autori che avevano visto, insomma, la tubaiana, diciamo, quello per come si era mossa sia a Messina sia, diciamo, fuori Messina. Quindi, diciamo, la mia difficoltà era stata tanta nel ricostruire quelli che erano i vestiti. Mi sono basato fondamentalmente su quello che tutti legavano, quindi il pantalone turchesco spesso era quello identificato come pantalone turchesco. Poi sicuramente, trattandosi in inverno, in ogni caso questi dovevano coprirsi, quindi avevano sicuramente i vestiti che utilizzavano tutti i giorni, da rematori o altro. Potevano avere o comunque avevano il famoso grembiule davanti, perché se veniva rappresentata dagli arrostitori, così come dai rematori o altro, il grembiule è una delle caratteristiche che hanno per asciugarsi le mani, o dal grasso o perché è sudato. Il cappello rosso, che comunque il cappello rosso identifica la condizione di schiavo. Schiavo, e poi oltretutto erano sia schiavi, ma contemporaneamente avevano abbandonato la loro religione, ma si erano convertiti, diciamo, al cattolicesimo, quindi diciamo che erano schiavi convertiti. E poi altre stole che utilizzavano per legarsela ai fianchi in modo da poter raccogliere i doni che gli venivano dati, oppure li utilizzavano, il resto lo utilizzavano per ballare chi ballava, o gli altri per suonare, che potevano essere coloro che suonavano la brogna o suonavano praticamente il come si chiama? Non mi viene adesso, vabbè, comunque che battevano sui tamburi, insomma, per creare un ritmo, perché se erano anche rematori, sicuramente il tamburo era uno degli strumenti che più conoscevano e meglio conoscevano. Le scarpe erano sicuramente turchesche, come al solito, e i ferri ai polsi e alle caviglie, che li utilizzavano proprio per fare il fatto che c'erano le catene libere per farli suonare, quindi l'ho fatti diventare una specie di sonagli, insomma. Senti, Nicola, ma questa è una tua deduzione o hai trovato qualche documento? Su che cosa? Sul vestito? Sì, sul vestito. Sul vestito faccio riferimento a una trentina di fonti dove li descrivono. Dove qualcuno li descriveva con il pantalone, quasi tutti lo descrivevano con questo pantalone largo, tipo gonna, turchesco, quindi era la linea. Ah, quindi hai ripreso documentazione che ti hanno dato, sì, ti hanno permesso. Sì, però diciamo che magari questa maschera non si è mai vista, nessuno l'ha mai vista così, perché magari un anno, degli anni, sai come funzionano queste cose anche a Napoli, è dello stesso genere, quando una vara o una cosa viene presa da corporazioni, per esempio gli scaricatori,
poi la rappresentano loro, la rappresentano sempre in una certa maniera, no? Quindi è successo anche questo, che probabilmente degli anni erano degli arrostitori di interiore o di zeppole o altro, che potevano vestirsi in una certa maniera e quindi avevano delle caratteristiche, altri anni che potevano essere i rematori, che potevano avere altre caratteristiche. Però quello che dobbiamo portare è ricordare sempre la loro origine che era quella degli schiavi, insomma. Quindi diciamo che è complicato, però è più verosimile che qualcosa potessero Sì, avere vabbè, di ma se questi so, hai trovato strumenti. molte fonti, alla fine si può variare qualche dettaglio, però pure Certo, i coloni, beh, no? ma poi oltretutto le fonti, capito, si allungano per decenni e per secoli, quindi, capito, è difficile. Cioè, io posso fare una ricostruzione a 1500, 1600, però poi ti dicono che 1700, 1800 potevano essere vestiti anche in altra maniera. Purtroppo la distruzione che avete avuto tra bombardamenti e terremoti si è portata dietro Certo, tutte le testimonianze. ma noi Forse, quello dobbiamo fare. guarda, Cioè, secondo me, non so se hai visto, noi abbiamo scoperto, cioè meglio, a Monte Rotuni, poi noi siamo andati a sì. fare testimonianza, hanno recuperato la mascherata, hanno recuperato una vecchia maschera di Monte Rotuni che comunque nasceva a San Carlo. Che andava a San Carlo di Napoli, che veniva da Napoli ed era borbonica. Secondo il mio modesto parere, secondo me qualcosa del genere che riguarda dovreste capire di andare a scovare in qualche archivio di Napoli, Certo, che no, ma sicuramente. sicuramente è l'asta, o Palermo Sì. pure. Palermo è Napoli. Ma noi molti documenti, per esempio, molti libretti che sono stati fatti a Messina, che sono stati interpretati a Messina, siccome gli autori, i scenografi e altro viaggiavano dappertutto, molti li avevano portati a Napoli, avevano rappresentati a Napoli, molti li avevano rappresentati a Venezia, quindi praticamente diciamo che si trovano tutte queste cose qui, noi le abbiamo ritrovate Molto anche in altri teatri, insomma, soprattutto a Napoli stesso. probabilmente le musiche saranno delle moresche, quindi saranno particolari e sarebbe bello ritrovarle, no? Però Certo, no, ma infatti io il credo nostro che intento è quello. prima o poi ci riuscirete. Il nostro intento è quello di arrivare il prossimo anno ad avere una compagnia che diventa un brand messinese Sarebbe con bello. questa Dubaiana per poterla sfilare. Quest'anno, per esempio, già la conoscenza così ci avevano già invitato al Carnevale di Acireale. Noi naturalmente non avevamo pronti e tutto, però capito, cioè, il loro interesse, soprattutto ecco, alla Cireale interessa proprio che queste maschere vengano Fino a che ci sono le tracce di questa maschera? Cioè fino al terremoto dell'8 oppure anche dopo? Cioè fino a che avete trovato le guarda, noi rappresentazioni di questa le abbiamo maschera, questa trovate Dubaiana? fino alla fine, diciamo, dell'Ottocento. Quindi quasi al ridosso del terremoto, insomma. Sì, fino alla fine dell'Ottocento, diciamo, da riferimenti dal Pitre e altri, insomma, successivi, diciamo, abbiamo testimonianza fino all'Ottocento. Ma ci sono, questa maschera viene anche, è conosciuta anche in altre parti della Sicilia. E infatti noi abbiamo diviso la Tubaiana messinese con la Tubaiana siciliana, che ha altre caratteristiche. Ah, ecco, vabbè, giustamente poi non dimentichiamo che la Sicilia per un paio di secoli è stata dominazione araba, quindi Certo, no. l'influenza Allora, araba è stata diciamo fondamentale. che dalla parte nostra di Messina ci siamo salvati di più, cioè nel senso che ci hanno messo 113 anni fino a conquistarci, insomma, Insomma, 7 anni a poi Palermo e 313, insomma, per conquistare Messina. poi Poi arriva Ruggero che mi si è posto le cose. Bravo, esatto, esattamente. Senti,
Tu mi parlavi di un documento Parma, un documento particolare, di che cosa? Allora, noi con la documentazione che abbiamo dovuto produrre proprio per questa maschera, è relativa a tutte le fonti che abbiamo ritrovato e ci serve proprio per darla a Parma, che vuole inserire questa maschera nelle maschere italiane. Quindi praticamente il nostro scopo è stato anche quello di cercare immediatamente di ricostruire questa maschera e ricostruire tutto quello che era il percorso storico-culturale per dare questo documento. E naturalmente tutto questo è grazie ad Alessandro Fumia, a Daniele Ferrara, che anche lui ci ha aiutato nella ricostruzione, diciamo, nel ritrovare i documenti e nella ricostruzione della maschera, e al maestro, grande maestro Nino Pracanica, che lui è, diciamo, un maestro teatrale, ma di maschere numero uno in Italia, che ci ha aiutato anche nella ricostruzione, nel rimettere insieme tutte le vicende storiche di questa maschera. Quindi quel documento è legato proprio a quel fatto, al fatto di fare in modo che rientri nelle caratteristiche delle maschere italiane per poter essere riconosciuto. Comunque, ripeto, dovete venire, dovete andare a Napoli per vedere gli spartiti delle musiche, qualche museo tra San Pietro e Maiella, ci sarà sicuramente la danza e le musiche. Sì, ma ne sono assolutamente convinto, anche perché, insomma, i teatri, le rappresentazioni erano molto legate fra Napoli, Messina Vabbè, e poi Napoli è la Torino. capitale della cultura, quindi tutto faceva riferimento a Napoli, anche soprattutto su tutto, Sì, sia musica non popolare che musica colta. Là ci ci sarà sono sicuramente qualcosa, dubbi. perché sarebbe Sì. veramente bello recuperare prima la musica e poi la danza. Certo, Senti, assolutamente. noi andiamo al Dico. termine adesso. Dico una Sì, cosa, ma dimmi. voi è vicino da te San Filippo del Mela? Sì, vicino Allora, Milano. io perfetto. Allora, io siccome noi entriamo siamo nel comitato nel comitato del Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, Sì. si fanno eventi in tutto il regno per cercare, riferito a questo comitato, per cercare di poter far diventare Pulcinella un bene immateriale di primissimo piano, quindi patrimonio immateriale dell'UNESCO. E hanno aderito anche gli amici di Castiglione Master Marino, che Sì. praticamente questa estate hanno organizzato un evento nella loro sede, invitando delle maschere dei Pulcinella, diciamo, dei carnevali Pulcinella, da Torino fino a Messina. E praticamente hanno invitato la maschera di San Filippo del Mela. Quindi alla fine di questa nostra chiacchierata riuscirò, che non c'entra forse con la tubaiata, però della tua terra, un video di questo ballo della maschera. Ah, bello, di qui naturalmente di ogni comune ce n'è tantissime di Lo so, poi rappresentazioni. ti manderò in privato, ti manderò il link, il video che io ho fatto di tutta quella giornata. Tu puoi vedere spesso, c'è anche la maschera di San Filippo del Mela, e capirai se Ho c'è capito. qualcosa che forse tu puoi riconoscere, che poi tra l'altro alla fine, quando si è vicini di territorio, molte cose sono affini, no? Ci sono Sì, contaminazioni molto facili. assolutamente. Messina diventa un polo particolare perché
perché avendo il porto, avendo diciamo il commercio, le principali attività, sicuramente era quella più indicata. Tu immagini che da tutto il regno arrivavano qui i bachi da seta, perché a Messina c'era un'importante lavorazione per la seta. Quindi diciamo che tutto il territorio qui, la Val Demone, è legato a quello che erano le attività del messinese, anche perché da lì, insomma, partivano fondamentalmente le navi che arrivavano fino in Russia, fino negli Stati Uniti, insomma, un po' dappertutto. Senti, Quindi. la vostra vicina Catania ha la sua maschera? Catania, non lo so, non lo so. No. So, Vabbè, mi è una trovo curiosità. No, impreparato su Catania. vabbè, mi è venuto in mente così. Senti, a termine cosa vuoi, che cosa Io vuoi so che lasciare? c'è una maschera Peppe e Nappa che praticamente si contendono un po' tutti. Quasi tutti dicono che è una maschera messinese, altri che la vantano come propria. Io sinceramente resto sempre sul discorso iniziale. Io sono un operatore del teatro, un amante del teatro. La prima cosa che dico è che le maschere sono diciamo un bene legato a ogni popolo, legato a ogni pensiero, legato a ogni azione, quindi non possono essere regionalizzate più di tanto. Cioè le maschere sono dei patrimoni che ogni Appartengono a popolo tutti. ha sempre dato per poter esprimere i propri sentimenti, le proprie azioni e le proprie cose. Quindi non mi piace molto regionalizzarle, comunque legarle. Cioè io so che Pulcinella, anche se è napoletano, però è normale che un personaggio, un qualcosa, un atteggiamento, io lo leggo naturalmente a Pulcinella, cioè in No, qualunque ma devi città mi sapere possa che trovare, capito? se diventa patrimonio dell'UNESCO grazie al grandissimo lavoro del professor Scafoglio, è perché i Pulcinella stavano da tutte le parti del regno, da Teramo, da Ascoli, addirittura fin da voi. Poi al limite ti mando qualcosa, che forse se tu sei operatore della radio ti mando delle cose per capire che cosa Va stiamo bene. facendo dal punto di vista delle maschere. Sì, E assolutamente. niente, Nick, ci lasciamo qua, io ti saluto. Salutiamo Alessandro che mi ha detto: guarda, fai fare a Nicola che tanto è bravo, è bravissimo, può fare, e ci aveva ragione. Io veramente ti auguro una buonissima serata. Ti Grazie, ringrazio per Marco. l'attenzione e spero di vederci presto con delle informazioni ulteriori su questa bellissima Spero maschera, sperando di vederci di avere presto, pezzi spero di poter musicali. portare, perché abbiamo tante cose in ballo per poter fare veramente dell'informazione quello Nicola, tu che sai si che serve a noi. i nostri canali, il canale YouTube, il blog, qualsiasi cosa non è nostro, ma è vostro, è di tutti. Qualsiasi cosa tu Certo. vuoi per far divulgare e far conoscere, siete padroni Io a casa nostra. ringrazio, io come tutti noi qui ringraziamo te per il lavoro che fai e per l'animo che ci metti, per l'amore che ci metti nel fare le cose, Ti perché lo ringrazio, è una cosa sappiamo, che non dice. sono tantissimi e magari ci fossero tanti Claudio fra di noi. Andremmo sicuramente Troppo molto più in là, Claudio, questo è poco buono. messo. Troppo buono, Nicola, sono lusingato, grazie. Figurati. Salutami tutti gli amici e spero di venire presto a Bambini, trovarti. anche tu, Ciao, saluti. grazie. La terra mi insegnò la Maria e mi disse: fatti ispirare i cucciai facciati. E io mi lasciai ispirare, Dio. Io ho quasi 80 anni e 70 che cammino. Io cerco, mi piace, io mi piace. E dopo tanto tempo, ieri, mi piace, fuori, ed è io, Vincenzo, l'ultimo re dei Sicuri, contento di sta nuova che all'improvviso mi arrivava, ci disse, mi piace, e mi piace,
Tommaso mi disse, è una femmina, violentata mille volte, ha rubato di tutte cose, si chiama Marcia Sicilia, senta mia mi disse, valla a cercare, io ci andai, e appena visto ci disse, Marcia quanto sei bella Marcia. Io ti volessi amare, ma non tu mi sognò, non saggio come fare. Io ti volessi lodare, ma io non saggio cantare. Ma lui mi cuore sì, Marcio, ma ora che conosci a te. E io già mi rispondevo, quando l'amore canta, è il cuore che canta. Perché in questa terra ogni pesce è un conto, ogni conto è un canto, ogni canto è un dolore, ogni dolore è un suono, ogni suono è un sentimento e ogni sentimento è una pesce. E sopra una pesce che registro conto. Io canto l'amore e conto le bellezze di sta terra, dura, fragile, incantata, a mi levare come canta il cielo, e fa imbriagare di vino, concentrato d'amore, aspro, forte, come tutte le cose di sta terra. E per capire a fondo il suo cuore, io e appaccato in ginocchio, mille volte. E quando credette di avermi sussurro, la terra mi chiamò e mi disse, vedi che sei stonduto lungo lungo sopra mia. E io gli dico, ma io chi so saggio, ma io solo chi so via da sorte, d'essere a te abbracciato forte forte. Grazie.